Mi sentite? Sì. Buonasera, già il sindaco ha portato il saluto del presidente della provincia, ma voglio anch'io sottolineare come Massimiliano Salini, ancora in convalescenza, mi abbia comunque incaricato di sottolineare tutta la sua partecipazione alle problematiche tanto gravi oggi trattate. E anch'io vorrei brevemente mettere in evidenza come tra le mille difficoltà che sono state affrontate e che ancora dovremo affrontare, avendo un interlocutore così poco certo, così ondivago come l'azienda in questione, dicevo però tra queste mille difficoltà sia stato comunque rilevante la modalità del percorso finora compiuto, il percorso della cosiddetta unità di crisi, tavolo di crisi provinciale, che ha visto negli scorsi mesi una straordinaria condivisione tra realtà diverse e anche forze politiche diverse. Si accennava prima enti locali come la provincia, il comune, regione, parlamentari, forze sindacali, associazioni di categoria, rappresentanti diretti dei lavoratori. Questa condivisione è emersa, certo, nella fase della discussione, nella fase della elaborazione di una progettualità di intervento ed è emersa anche nei momenti che possiamo definire forti, che sono partiti con la prima manifestazione, con l'incontro in regione col presidente stesso della regione Lombardia e si sono poi espresse nell'audizione in Senato con la commissione industria e negli incontri col governo, in particolare con il ministro Romani. Si sono espressi anche in momenti fortemente collettivi come l'assemblea o come appunto anche la manifestazione avvenuta in città. Dicevo, sono stati caratterizzati tutti questi momenti da una forte condivisione, magari anche con idee diverse sul proseguio del lavoro, ma direi con una volontà di collaborazione che è andata al di là delle divisioni partitiche o delle divisioni di ruolo tra i vari enti e le varie realtà che hanno partecipato a questi momenti. E questo mi sembra il segno che ancora deve caratterizzare ciò che faremo nelle settimane e nei mesi futuri. Mi sembra anche il segno che caratterizza questo Consiglio Comunale aperto, che mi pare un momento altamente significativo, un momento diciamo di ripartenza anche del lavoro. A questo proposito devo anche segnalare come in una situazione, qui è già stato detto, ma vale la pena sottolinearlo, che è ancora più complessa perché in questi giorni l'interlocuzione è ancora più difficile date le vicende internazionali ben note. E in questo frangente però sia importante continuare il nostro impegno e per quanto riguarda l'amministrazione provinciale assolutamente questa è l'intenzione. Continuare l'impegno, continuare la collaborazione con le altre realtà
episodi di crisi, in questo momento, dicevo, la condivisione può essere l'unica strada, la progettualità comune che ci porta a cercare delle soluzioni per garantire